Cara mammina mia, ti scrivo dal treno, così spero potrai riceverla. Tra poco sono le ore 8 di mattina e tra poco saremo a Piacenza. Speriamo di poter prendere la coincidenza subito, altrimenti si passerebbe un'altra nottata in treno a morire di freddo. Cara mamma, per me non ci penso. Penso solo averti dovuto lasciare senza salutarti, senza vederti più. Saperti solo in questi momenti che la mia vicinanza ti era tanto necessaria. Maledizione, quanti dolori, fosse almeno l'ultimo dolore. Ma chissà purtroppo cosa ci riserverà il domani. Ti prego, mamma mia, di essere forte, curarti la tua salute, mangiare cose sane e buone. Assolutamente. Che al ritorno di tutti i tuoi figli ti trovino bene. Non abbiamo più che il tuo pensiero, che è sempre con me. Spero la Pierina, tanto buona, starà con te e non ti lascerà. Intanto tu troverai qualche donna buona che potrà tenere per questi pochi mesi, così spero, al mio posto. Ieri sera è stato un gran sollievo per me. Tutte quelle care signore che sono venute alla stazione. Care signore, tutte così buone. Ti prego ringraziare a mio nome tanto tanto. Così pure prega la Gigina di tenerti compagnia, che al mio ritorno le sarò grata di tutto. Non so se potrò scriverti da questo paese che andremo. È Carpi, vicino Modena. Così mi dicono questi giovani che ci accompagnano. Siamo in 8 poveri disgraziati accompagnati da 5 carabinieri, ma persone sante e buone. Siamo alla stazione di Piacenza con tanti torinesi che godono la mia stessa sorte e spero che questa mia ti sarà recapitata da questo giovane. Spero di poterti scrivere presto e così con l'indirizzo che spero poterla mandare a te. Cara mamma mia, tanti baci, benedizioni. Tua Erminia.